Forse sì, nel senso che da un punto di vista strettamente scientifico, credo che il dottor Pregliasco abbia già fatto un quadro completo e a questo punto chi è competente in materia, quindi tutte le autorità preposte, dovranno velocemente dare una risposta per, immagino, far ripartire tutta la campagna vaccinale come fino a qualche giorno fa. Ovviamente questo dei vaccini è il primo banco di prova, diciamo il più importante del nuovo governo Draghi da tutti i punti di vista, quindi da un certo punto di vista proprio nella capacità, nell'efficacia, nella capacità di cambiare passo rispetto al governo precedente e almeno a parole in qualche modo sembra che ci si sia messi su questa strada. Dall'altra però è ovvio che ci sono delle difficoltà oggettive, da una parte la mancanza proprio complessiva di vaccini rispetto alla volontà di un piano complessivo da portare avanti molto velocemente, e questa diciamo era la difficoltà standard che c'era già anche prima, e in più però è più il ministro Draghi che ovviamente è passato da una situazione molto particolare come i palazzi della BCE o della Banca d'Italia prima, come dire, al campo di battaglia della politica, deve rendersi conto che le regole sono un pochino diverse, quindi sono le eccezioni quelle che vanno governate con la massima rapidità. Quindi questa oggettivamente era la condizione in cui, se non direttamente lui, Il ministro della con Salute, certo, qualcuno magari comunque preposto. diciamo un suo sottoposto, tra virgolette, politico adeguato, tipo il Ministro Certo. della Salute, doveva immediatamente intervenire, ma proprio anche il cambio di passo si deve vedere in queste cose, cioè una volta che succede un qualche cosa che tutti noi attraverso i social nel giro di pochi secondi conosciamo, quindi insomma le informazioni sono rapidissime, ci deve essere altrettanta rapidità in chi è competente. Capisco che non è facile, però se fosse facile lo farebbero tutti, insomma, mettiamo le persone migliori, è No, evidente che poi devono dimostrare di certo. essere migliori. Quindi anche, chiudo, la rapidità, come dire, in queste situazioni in cui oggettivamente le cose sono quelle che hai detto voi, immaginatevi chi l'ha appena fatto, chi lo stava per Certo. fare, chi è in coda magari anziano da 4 ore. Insomma, sono queste le cose in cui il cambio di passo deve essere certificato dai fatti. Ecco, Muroni, tra l'altro